Nel libro dei giudici, in quei giorni, gli israeliti dissero a Gedeone: regna su di noi tu e i tuoi discendenti, poiché ci hai liberati dalla mano di Madian. Ma Gedeone rispose loro: io non regnerò su di voi, né mio figlio regnerà. Il Signore regnerà su di voi. Gedeone, figlio di Ioas, morì in buona vecchiaia e fu sepolto nella tomba di Ioas suo padre, a opera degli Abiezeriti. Ora Abimelech, figlio di Gerubbaal, andò a Shechem dai fratelli di sua madre e disse loro e a tutta la parentela di sua madre: dite agli orecchi di tutti i signori di Shechem, è meglio per voi che vi governino 70 uomini, tutti i figli di Gerubbaal, o che vi governi un solo uomo? Ricordatevi che io sono del vostro sangue. I fratelli di sua madre parlarono di lui, ripetendo a tutti i signori di Shechem quelle parole, e il cuor loro si piegò a favore di Abimelech, perché dicevano: è nostro fratello. Gli diedero 70 cicli d'argento che tolsero dal tempio di Baal-Berit. Con essi Abimelech assoldò uomini cefaccendati e audaci che lo seguirono. Venne alla casa di suo padre a Ofra, uccise sopra una stessa pietra i suoi fratelli, figli di Gerubbaal, 70 uomini. Ma Jotam, figlio minore di Gerubbaal, scampò perché si era nascosto. Tutti i signori di Shechem e tutta Bet Millo si radunarono e andarono a proclamare il re Abimelech presso la Quercia della Stella che si trova a Shechem. Ma Jotam, informato della cosa, andò a porsi sulla sommità del monte Carizim e, alzando la voce, gridò: ascoltatemi, signori di Shechem, e Dio ascolterà voi. Si misero in cammino gli alberi per crearsi un re. Dissero all'ulivo: regna su di noi. Rispose loro l'ulivo: rinunciare al mio olio, grazie al quale si onorano degli uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi. Dissero gli alberi al fico: vieni tu, regna su di noi. Rispose loro il fico: rinunciare alla mia dolcezza e al mio frutto squisito, e andrò a agitarmi sugli alberi. Dissero gli alberi alla vite: re, vieni tu, regna su di noi. Rispose loro la vite: non c'era il mio mosto che allieta dei uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi. Dissero tutti gli alberi al rovo: vieni tu, regna su di noi. Rispose il rovo agli alberi: se in verità ungete me come vostro re, venite, rifugiatevi alla mia ombra, se no esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano. Se dunque avete operato oggi con sincerità e con integrità verso Gerubbaal e sua casa, godetevi Abimelech ed egli si goda voi. Ma se non è così, esca da Abimelech un fuoco che divori i signori di Shechem e Bel Millo. Esca dai signori di Shechem e da Bel Millo un fuoco che divori Abimelech.
né io né mio figlio regneremo su di voi. Vostro re sarà il Signore. A colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. Vostro re sarà il Signore. Dal trattato su Padre nostro di San Cipriano, vescovo e martire. Cento la preghiera del Signore noi chiediamo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ciò può essere inteso sia in senso spirituale che in senso materiale, poiché l'uno e l'altro significato nell'economia divina serve per la salvezza. Infatti il pane di vita è Cristo, e questo pane non è di tutti, ma certo nostro lo è. E come diciamo Padre nostro, perché Padre di coloro che intendono e credono, così invochiamo anche il pane nostro, poiché Cristo è il pane di coloro che come noi assumono il suo corpo. Chiediamo quindi che ogni giorno ci sia dato questo pane. Noi viviamo in Cristo, riceviamo ogni giorno la sua Eucaristia come cibo di salvezza. Ma accade che a causa di peccati gravi ci avvenga legato il pane celeste, e così privati dalla comunione veniamo anche separati dal corpo di Cristo. Egli stesso ha proclamato infatti: io sono il pane di vita che sono disceso dal cielo. Se uno mangerà del mio pane vivrà in eterno. Il pane che io vi darò è la mia carne per la vita del mondo. Dice: se qualcuno mangerà del suo pane vivrà in eterno. È evidente dunque che vivono coloro che gustano il suo corpo ricevono l'Eucaristia per il diritto di comunione. Da ciò si deduce che se qualcuno si astiene dall'Eucaristia, si separa dal corpo di Cristo e rimane lontana dalla salvezza. È un fatto di cui preoccuparsi, preghiamo il Signore che non avvenga. È Lui stesso che pronuncia questa minaccia dicendo: se non mangerete la carne del Figlio dell'uomo, non berrete il suo sangue, non avrete la vita in noi. Per questo chiediamo che ci sia dato ogni giorno il nostro pane, cioè Cristo, per noi che rimaniamo e viviamo in Cristo, non ci allontaniamo dalla sua vita divina. Dopo queste cose preghiamo anche per i nostri peccati, dicendo: rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Dopo aver chiesto il sussidio del cibo, chiediamo pure perdono delle colpe, come è davvero necessario e come è prudente e salutare essere avvertiti che siamo peccatori, e essere spinti a pregare per i nostri peccati. In tale modo, mentre chiediamo il perdono a Dio, l'anima fa riemergere la consapevolezza di sé, e perché non avvenga che qualcuno si compiaccia come se fosse senza corpo e salendo in alto non abbia a cadere più, rovinosamente viene istruito e maestrato che li pecca ogni giorno. E perciò gli si comanda di pregare ogni giorno per i peccati. Così ammonisce anche Giovanni nella sua lettera, dicendo: se diremo che non abbiamo alcun peccato, ci inganniamo da noi stessi e non c'è in noi la verità. Se invece confesseremo i nostri peccati, il Signore è fedele e giusto e ci rimette i peccati. Nella sua lettera ha unito insieme l'una e l'altra cosa, che noi dobbiamo pregare per i nostri peccati
e che otteniamo in urgenza quanto preghiamo. Con questo è anche chiamato fedele il Signore, perché mantiene fedele fede alla sua promessa di rimetterci i peccati. Con Lui, infatti, che ci ha insegnato a pregare per i debiti e le colpe, ha promesso la sua paterna misericordia e il suo perdono. Te spero, Signore, mai sarò deluso. Tu sei mia roccia e mio baluardo. Per tuo nome dirigi i miei passi. Vedi la mia miseria e la mia pena, e dona tutti i miei peccati. Per il tuo nome dirigi i miei passi. E si dicono cose stupende, città di Dio. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe. E si dicono cose stupende, città di Dio. Corderò rabe Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sio, uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene saggia. Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio. Ecco il Signore Dio viene con potenza, con il braccio e lì ne tiene il dominio. Ecco Elia, se mi prego, e il suo profeta invece donò. Come un pastore gli fa pascolare il gregge, e con il suo braccio lo radula. Porta gli angeli in sul petto, e conduce pian piano le pecore madri. Chi ha misurato con il capo della mano le acque del mare, e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo. E ha misurato con il muscolo del polvere della terra, ha pesato con la saldella le montagne, e i colli con la bilancia. E ha diretto lo spirito del Signore, e come suo consigliere gli ha dato suggerimenti. A chi ha chiesto consiglio per lui istrusse, e gli insegnasse il sentiero della giustizia. Lo ha
ecco le nazioni sono come un goccia da un secchio, portano come il pupescolo sulla bilancia, ecco le isole pesano quanto un anello di polvere. Il Libano non basterebbe per l'accedere il rogo, nelle sue bestie per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui, come niente vanità sono da lui le giunte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio. Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui. Signore regna, tremino i popoli, siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli. Lodi noi il tuo nome, grande e terribile, perché è santo. Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe. Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo. Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva. Arava loro una corona di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato. Signore Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati. Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, e che santo è il Signore nostro Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui. Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia come un con parole di Dio, chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio, per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Con tutto il cuore ti cerco,
rispondimi, Signore. Dirò la tua parola. Rispondimi, Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Serviamo il Signore in santità e giustizia, Egli ci libererà dai nostri nemici. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo. Come aveva promesso evoca nei suoi santi profeti d'oltretempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici. Ti servirò senza timore in santità e giustizia, a suo cospetto per tutti i nostri giorni, e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Serviamo il Signore in santità e giustizia, Egli ci libererà dai nostri nemici. Rendiamo grazie a Dio che nutre e guida il suo popolo. Uniti nella preghiera del mattino, acclamiamo: Gloria a te nei secoli, Signore. Padre clementissimo, ti benediciamo per il tuo immenso amore, che risplende nella creazione e ancora più visibilmente nella redenzione. Gloria a te nei secoli, Signore. Pente inizio di questo giorno, ispiraci il desiderio di servirti, perché nei pensieri e nelle opere glorifichiamo sempre il tuo santo nome. Gloria a te nei secoli, Signore.
purifica i nostri cuori da ogni desiderio di male, perché siamo costantemente orientati alla Tua volontà. Gloria a Te nei secoli, Signore. Apri i nostri cuori alle necessità dei fratelli, perché incontrandoci non ci trovino freddi e senza amore verso di loro. Gloria a Te nei secoli, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Dio onnipotente ed eterno, guarda benigno i popoli ancora immersi nell'ombra della morte. Fa risplendere su di essi il sole di giustizia che ci ha visitato sorgendo dall'alto, Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vergine Immacolata, Madre mia Maria, io rinnovo a te oggi e per sempre la consacrazione di tutto me stesso, perché tu disponga di me per il bene delle anime. Solo ti chiedo, mia Regina e Madre della Chiesa, di cooperare fedelmente alla tua missione per l'avvento del Regno di Gesù nel mondo. Ti offro pertanto, cuore immacolato di Maria, le preghiere, le azioni, i sacrifici di questo giorno, per le famiglie cristiane di tutto il mondo, perché con gesti concreti vivano la gratuità dell'amore e la santità della vita quotidiana. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricordiamo e per quanti a te non ricordano, in particolare a te.